Inaugurazione del nuovo anno pastorale, anno giubilare, 900 anni di fondazione della cattedrale, ma che naturalmente si inseriscono nel cammino della nostra Chiesa e della Chiesa universale che hanno iniziato questo tempo di sinodo. Ne parliamo con il Cardinale Zuppi, grazie per essere con Grazie, noi grazie a voi. a iniziare questo anno insieme a noi. Sinodo che è metodo sinodale, quindi un metodo, ma è un contenuto. Quindi come tenere insieme queste due cose, come portarle avanti camminando, no? Perché poi è proprio nel titolo quello del camminare ed è l'invito che ci ha fatto Papa Francesco, no? Dunque, sì, perché sinodo vuol dire camminare insieme e se la Chiesa non cammina vuol dire che sta ferma. E questo non va bene per due motivi, perché il Signore ci manda incontro agli altri, il Signore invia i suoi, quindi non gli dice state con me, li chiama e li manda e quindi li mette in cammino, dà tutte le istruzioni per il cammino, cioè quindi per essere sinodali. Che sono quelle di non prendere borsa bisaccia, i sandali, di essere liberi, poveri, attenti al mondo intorno, accoglienti che chiedono accoglienza. E se la Chiesa sta ferma, il mondo va avanti e quindi il rischio è quello di diventare, non volendolo, anzi, qualche volta con la tentazione di conservare, con il desiderio di conservare, ma in quel caso si finisce per buttare via, perché la vera conservazione è camminare insieme. Che è un po' forse il rischio che si sta correndo, no? Quello di forse non riuscire tanto ad intercettare quello che il mondo oggi sta chiedendo. Papa Francesco, quando parlava di conversione sinodale, dice che consente di immaginare un futuro diverso per la Chiesa e per le sue istituzioni all'altezza della missione ricevuta, no? Ci chiede di essere veramente al passo con i tempi, cioè di essere comunque in grado di intercettare, no? Forse anche un po' le domande forti di questo tempo. Dunque, certamente, questo può l'essere al passo dei tempi può suscitare un'ambiguità, cioè che la Chiesa va dietro ai tempi, cioè si perde dentro il mondo, no? Diventa come il mondo. Ecco, questo non va bene, non è questo. Ascoltare le domande e rispondere alle domande e entrare dentro la vita delle persone, ovviamente anzitutto capendola. Quando Gesù dice entrate nella casa, vuol dire non restate fuori, ma non è che dite guardate si fa così, non è che gli sparate le verità, ma entrate nella casa, entrate nella vita e lì si capisce il Vangelo. Il Vangelo parla a degli uomini, ma prima deve parlare a degli uomini per poter annunciare il Vangelo. E questo, qualche volta effettivamente, il rischio che la Chiesa ha i due rischi, quello di non dire più niente perché diventa uguale al mondo e quello invece di parlare latino, di dire qualcosa che le persone non capiscono, che non corrispondono alle vere domande che agitano nel cuore degli uomini, che sono tante. E il Vangelo, pensiamo, crediamo, è la risposta alle tante domande che agitano il cuore degli uomini. Nella pandemia, credo che ne sono, che ci ha coinvolto così tanto in maniera così personale, così comunitaria e così forte, e credo che l'abbiamo capito quante domande che agitano il cuore delle persone. Infatti, almeno questo primo tempo è stato proprio come indicato quello dell'ascolto e del discernimento, no? Per entrare proprio in questa sintonia. E poi ci sono degli ambiti tematici, no? Che sono presenti nel documento preparatorio. Chi cammina insieme? Chi sono i compagni di viaggio anche al di fuori del perimetro ecclesiale? Occorre valutare come vengono ascoltati i laici, in particolare i giovani e le donne. Mi sembra importante, no? Anche questa sottolineatura di questa istanza. Un po' Un di po' cerchi ascolto. per cercare appunto di. Però nasce da una convinzione ovviamente che si può parlare, ascoltare prima tutti, tutti. Questo è facile? Sì e no.
Non è facile, se pensiamo appunto di farlo come da esterni, bisogna essere anche noi vicini, no? Farci prossimi, che è un'altra delle parole chiave del Vangelo sostanzialmente che Papa Francesco ci... E poi dall'altra parte invece è facile perché è il nostro incontro, è rendere il Vangelo quello che è nelle case, nelle situazioni. Qualche volta lo abbiamo reso lontano, complicato, difficile, quasi paradossalmente duro. Il Vangelo è esigente, ma perché parla al cuore, proprio perché chiede amore, in questo senso è esigente, ma un'esigenza di amore. Insomma, credo di sì, credo che dobbiamo tanto, è una grandissima opportunità per avvicinare tanti, per ascoltare, per ricomprendere il tesoro straordinario che abbiamo. Perché forse anche, come diceva lei, nel tempo della pandemia ci ha riportato anche forse all'essenzialità, no? Quel bisogno di tornare a quei bisogni essenziali, quei desideri essenziali che sono nel cuore dell'uomo, quindi la Chiesa può in qualche modo abitare. Le faccio proprio l'ultima domanda prima di salutarci. Visto che noi siamo all'inizio di questo anno pastorale, ma tutta la Chiesa sta iniziando a camminare, qual è un invito, un augurio che ci fa? Di vivere questa grande opportunità per guardare con speranza e per preparare con speranza il nostro futuro e quelli che verranno dopo di noi, per affrontare i problemi veri. Non parliamo di, anzi vogliamo e dobbiamo parlare delle cose che anche noi ci portiamo nel cuore e di credere che lo spirito cambia la vita, che lo spirito rende nuovo ciò che è vecchio. Qualche volta pensiamo che la Chiesa sia vecchia rispetto al mondo e lo spirito certamente ci aiuterà a scoprirne quanto invece una madre giovane che ha tanto da dare ai propri figli.